Grazie. Allora, con il permesso dell'amica Lucia Faido, mi inserisco e vi rubo un minuto di attenzione per spiegare per quale motivo sia sparito dalla bozza del programma il contributo che avevamo previsto sul progetto Speculum, che è un po' una delle tappe di queste riunioni periodiche, ma purtroppo Stefano De Angeli, che è il maggiore responsabile all'Università di Viterbo di questa cosa, ha avuto dei grossi problemi personali di salute, che speriamo adesso in via di soluzione, e quindi non ci sembrava di poter presentare qui una cosa decente. Allora, per non rinunciare all'occasione di occupare questo tavolo, approfitto per semplicemente far vedere che non siamo completamente pigri a Napoli e che facciamo anche noi qualche cosa, per dare notizia di questa iniziativa di un archivio informatizzato del fondo storico del nostro archivio, una iniziativa che è nata dall'esigenza di, spero di indovinare, di dare una veste ordinata ad un patrimonio di fotografie e di quelle che un tempo erano delle diapositive, cioè diapositive sull'astra, che facevano parte della strumentazione didattica del vecchio istituto di archeologia dell'Università di Napoli, che qui vedete in una foto dell'inizio del secolo scorso, quando questo materiale aveva una sua funzione didattica, e che nelle vicende distruttive dei vecchi istituti universitari aveva portato a giacere in casse per quasi 40 anni. Allora abbiamo voluto recuperare questo materiale, ormai diventato un pochino storico, tra virgolette, sistemarlo e unificarlo con il fondo ugualmente storico del vecchio istituto di storia dell'arte, un fondo intitolato al nome di Giovanni Previtali, che invece aveva avuto vicende meno distruttive e che quindi era un po' più ordinato. Queste sono le cifre della parte riguardante appunto l'aspetto diapositive, che nasce da foto, va bene, di ditte specializzate o anche fotografie di tipo originale, a cui si unisce una parte di negativi o di foto cartacee, sempre in questo fondo, diciamo, un pochino terremotato, relativo all'attività scientifica e all'attività didattica dell'istituto, nel caso della sezione archeologica, collegato anche con l'attività di scavo che si svolgeva in Italia e all'estero. Quantitativi, come vedete, non impressionanti, ma che si saldano poi naturalmente all'archivio fotografico delle due sezioni, che era sempre rimasto in uso, che non abbiamo mai in realtà quantificato, potrei dire grosso modo tra le 30 e le 40.000 fotografie, forse diciamo 30.000. Il lavoro sarà condotto ovviamente con l'aiuto impagabile, come si diceva stamattina, degli studenti tirocinanti, quindi diventerà diciamo un'occasione anche di un momento didattico e formativo di riflessione per questi giovani su un po' le radici della nostra ricerca, ed è, sarà, credo, forse ricco di interesse soprattutto nella parte archeologica, che conosco meglio, per la documentazione di queste attività di ricerca che l'Istituto aveva in Italia e all'estero. Forse da qui verrà fuori qualche sorpresa. L'iniziativa è, non mi soffermo sull'aspetto tecnico, perché siamo semplicemente legati da convenzioni alle sovrintendenze campane, e abbiamo diciamo la, come si dice, la funzione di schedatori per il SIGE Club, quindi il programma non è necessario spiegarlo, si è condotto sotto la responsabilità di chi vi parla per la parte archeologica, di Paola D'Alconso per la parte storica dell'arte. Abbiamo due giovani collaboratori, Simone Foresta, che qui vedete che è l'archeologo, e Rosella Monaco per la parte storica dell'arte. E diciamo che tutto questo porterà ad una messa online, penso entro la fine dell'anno cominceremo a essere consistentemente presenti,
di questo materiale che potrà avere una sua utilità per determinate ricerche specifiche e sarà naturalmente la schedatura e la interpretazione di questo materiale molto confuso e tutto ancora da capire. Sarà una riflessione sulle linee di ricerca e di didattica sviluppate dai due istituti in passato, istituti che per merito dei nostri predecessori hanno anche svolto un ruolo forse non secondario nella ricerca in Italia, e speriamo di fare qualche cosa utile per i giovani e per i colleghi. Grazie.